Blondie, Heart of Glass, 8:09, venerdì 12 aprile, Good Morning Milano con Silvia Gatti. Buongiorno Silvia. Good morning Fabio, buongiorno. La nostra felina del venerdì, eccola qua, come stai Silvia? Bene, una felina pigra e stanca, però ok. Non è tutte le mattine una gatti si sveglia e sa che deve correre, no? No, no, Nella proprio. savana, metropolitana, non è così. No. A proposito di savana Sì. metropolitana, scusa Silvia, ti Sì. fermo un secondo prima di introdurre i tuoi Sì. ospiti perché ci arrivano notizie che la M5, la linea Lilla della M5, in questo momento è rallentata, quindi in direzione soprattutto San Siro, passa, perché passa, ma è molto molto rallentata, quindi pigliatevi il vostro Non tempo. spingete, No, no, e soprattutto state prendetevi calmi. pazienza, appunto, e il vostro tempo, cioè calcolate un 10-15 minuti in più per varie È percorrenze, così venerdì. ci arrivano notizie. È venerdì, in più c'è la cosa divertente, Silvia, sai qual è? Sì. Che c'è tutto questo casino in giro di traffico e tutto, perché c'è il G7 Sì, dei ho trasporti, capito. Che bella che porta, notizia. no, che porta Sì, disagio ai trasporti, quello ma divertente, no? certo, è quello il bello. Cioè, voglio dire, comunque, passiamo a cose più divertenti, simpatiche e interessanti. Abbiamo un ospite, l'hai portato tu, chi Sì, è? è Flycat. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Silvia. Ciao, allora non abbiamo bisogno di presentazioni, forse sì o forse no. Comunque, Flycat, writer storico italiano di fama anche internazionale e anche professore, correggimi se sbaglio. Sì, va benissimo. Benissimo. Poi c'è Grazie. molto altro da dire, nel senso che ho visto musica, moda, mostre, ma adesso ne parliamo con calma. Tu sei un artista e un writer milanese che è in attività dal 1984, quindi sono ben 40 anni che sei su Sì, piazza. Sì? quest'anno nel 2024 c'erano proprio i miei 40 anni di arte. Quindi hai cominciato super super giovane, perché non diciamo Sì, fai conto, l'età, avevo 13 però anni. avevi 13 anni, però veramente eri un ragazzino. Ci vuoi raccontare che cosa ti ha influenzato così, così piccolo, così giovane? E anche in particolare ho letto che tu sei specializzato, diciamo così, nella ricerca sulla lettera, giusto? Allora, innanzitutto, Sì. se parliamo di writer, appunto, writer è colui che scrive, Sì. ok? Noi scriviamo, non dipingiamo. Io, diciamo, parlo del sottoscritto, lavoro sui 26 elementi lettera dell'alfabeto latino, quindi vuol dire dalla A fino all'elemento Z. Sì. E quindi operiamo sulla lettera, sulla struttura della lettera. Quindi la lettera in arte diventa significato e significante. La lettera è il soggetto primario su cui si lavora. Quindi poi dopo un lavoro pittorico che viene chiamato pezzo in italiano dall'inglese masterpiece, ok? Quindi opera Sì. d'arte, può essere correlato anche di immagini, diciamo, iconografiche, scenografiche, però l'elemento essenziale è proprio la lettera, La il lettera. nome dello scrittore, dell'artista. È corretto quindi in questo caso comunque usare la parola murale? No, il No, murales ecco. è tutto un altro Sì? discorso. Diciamo che adesso purtroppo, cioè, diciamo, nell'ultimo decennio viene spesso utilizzata in errore questa definizione. Street art, okay? Dove Sì. nel termine street art viene un po' messo dentro, un po' come un minestrone, ci metti tutto dentro quello che è avanzato Esatto. nel frigo, no? Esatto. Ecco. Quindi invece no, writing è una cosa, come ti ho detto, noi lavoriamo sulle lettere. Quello che è street art è in realtà tutto quello che succede in ambito urbano, quindi può essere anche, una volta ai miei tempi da ragazzino c'erano i cosiddetti madonnari che erano pazzeschi, bravissimi, che in Piazza Duomo dipingevano queste icone stupende. Ok, purtroppo adesso non esiste più questo tipo di pratica artistica, però diciamo tutto quello che succede nell'ambito urbano può essere definito, integrato nella parola street art, o meglio, io preferisco urban art. È un po', Urban sai come art. dire, faccio sempre questo esempio, quando vedi i b-boys che ballano per strada, quindi a break dance o breaking, e poi magari a fianco, nell'altro, diciamo, angolo di strada, c'è una persona, un artista di strada, tra virgolette, che magari fa la sua performance di mimo. Ecco, non è che fanno parte dello stesso movimento culturale, è solo perché operano sullo stesso territorio urbano. E dal punto di vista invece della legalità e della illegalità, il fatto di, detta volgarmente proprio così, scrivere sui muri, qualcuno dice pasticciare, sporcare, deturpare, Imbrattare, alcuni imbrattare. dicono. No, ma non c'è niente di male se nel termine imbrattare, a me fa ridere perché comunque, cioè, se sempre, allora, discorso che illegalità e legalità, allora, è molto
molto sottile, nel senso che il fenomeno del writing, o quello così come lo conosciamo, ovvero quello legato anche al fenomeno più largamente diffuso che è la cultura hip hop, sì, ok, di cui il writing è una delle quattro espressioni, quattro elementi, sì, diciamo che naturalmente nasce da un'espressività libera, ok, quindi sì, nasce nella strada, si diffonde attraverso i vagoni della metropolitana, sì, perché era importante il movimento del lettere, quindi da qui il nesso con il movimento del futurismo, cioè, sì, ok, però non, nell'intento del writer non c'è un sentimento di distruzione, di creare danno, ma semplicemente quello di esprimersi, ok? Poi naturalmente non puoi pretendere che tutti accettino la tua, certo, il tuo modo, certo, di esprimerti, e questa è la regola del gioco, non si può pretendere niente, quindi devi accettarti i tuoi rischi, ok? Però non c'è nessun sentimento negativo, ok, nell'atto scrittorio, chiamiamo così, artistico. Poi dopo naturalmente possono esserci declinazioni anche negative in tutto quello che è successo, una involuzione, non una evoluzione del movimento, e quindi magari viene un po' capito, non compreso come in realtà dovrebbe essere, ecco, non diffuso come dovrebbe, certo, essere. Flycat, dimmi se sbaglio, questa cosa che mi ha detto adesso delle lettere in movimento credo sia ben spiegata, sì, in una serie Netflix molto interessante che è The Get Down, dove proprio vediamo, sì, anche soprattutto i titoli anche delle puntate essere scritti sui vagoni della metropolitana come messaggi che vanno in giro per la città, che partono dal Bronx ma poi escono dai confini del Bronx grazie proprio anche alla metropolitana newyorkese. In quel caso appunto è la fiction della serie TV, ma era così proprio, cioè venivano utilizzati i treni non tanto perché erano belli i treni, quanto perché il messaggio potesse essere mandato oltre il confine del Bronx, no? C'era anche questo, credo, nell'origine del perché scrivere sui treni, ad esempio, in quel caso. Esatto, era come una via di fuga, okay, no? L'unico modo per uscire da una determinata realtà era dato appunto dal vagone della metropolitana che si spostava dal tuo quartiere, andava magari a downtown New York, okay? Chiaro. E quindi questo è stato questo, e un po' sai, c'è la filosofia di questo grandissimo maestro, nonché mio maestro personale che purtroppo ci ha lasciato nel 2010, che era Rammell V, dove praticamente diceva nel suo manifesto del panzerismo iconoclasta, futurismo gotico, paragonava i vagoni della metropolitana a delle rolling pages, ovvero dei rotoli di pergamena, okay, quindi che si muovevano in movimento, e quando tu vedi il numero di, questo è molto divertente, quando vedi il numero di matricola a fianco di una carrozza della metropolitana, che la vedi anche in Italia, in tutte le linee metropolitane del mondo, quel numero di matricola, che può essere diciamo 1122 per dirti, di solito è fatto da 4-3 cifre, sì, è equivale al numero di una pagina, di un enorme codice, Okay? Quindi devi immaginare queste migliaia di pagine che passano, che non necessariamente seguono una cronologia, sì, quindi 1, 2, 3, quindi puoi passare dalla 1123 alla numero 222, ed è molto, è una sorta di filosofia fiabesca, sì, mi piace chiamarla. Hai parlato dei quattro elementi dell'hip hop, ecco, quali sono gli altri elementi che caratterizzano? Allora, la cultura hip hop nasce inizialmente, diciamo, con i quattro elementi, ovvero che è la arte musicale, quindi la musica del DJing, quindi creare musica con i due turntable, sono i piatti, poi l'MC, quindi quello che viene chiamato rap, quindi la poesia sopra il beat mandato dal DJ, e il ballo, che andava a correlare tutto, quindi quello che è chiamato break dance o breaking, ma in realtà era b-boying, perché i b-boying erano i ragazzi che ballavano sopra i beat, i breaks, ok? Diciamo quelle parti del disco che venivano utilizzate per creare una base sincopata su cui il rapper andava a esprimersi, e la parte visiva artistica che è data dal writing. Chiaro. Ma Flycat, tu hai fatto anche comunque tantissimi giri e hai vissuto, sei andato comunque negli Stati Uniti e ci hai vissuto. Ho letto New York, Los Angeles, cosa ci puoi dire? È lì che è nata questa cultura comunque. E tu hai potuto... Sì, la cultura hip hop nasce nel South Bronx. Sì. Ok, quindi è lì è proprio la culla, l'origine. E tu hai fatto... Sì. E poi naturalmente si è diffusa in tutto il mondo. Hai fatto un viaggio a New York nel 91, ho letto, hai potuto conoscere anche importanti artisti della scena di quel periodo che ti hanno anche riconosciuto ufficialmente, proprio anche come parte delle loro crew, o sbaglio?
Io sì, la prima volta che ho potuto permettermi un viaggio intercontinentale è stato appunto nel Natale del 1991, dove andai a New York e fui ospitato dal grande Phase 2, pioniere incontrastato della cultura del writing, della cultura hip hop mondiale. E da lì è nato tutto, sai, ai tempi naturalmente non esisteva la rete, tutte queste cose che ci sono adesso, era importante, molto importante, una stretta di mano valeva come milioni di followers, capisci, se vogliamo fare un paragone. Certo. E si parlava, il codice universale era lo sguardo, lo sguardo era è lo specchio dell'anima, e quindi tutte le relazioni più importanti si sono formate con queste due semplici diciamo interazioni, quindi una stretta di mano e uno sguardo. Purtroppo questa cultura viene spesso però legata, associata alla violenza, alle bande che si sparano East, West Coast, ai soldi facili, allo spaccio, c'è del certo macismo anche. Dell'omofobia. Queste sono un po' fiabe datate, nel senso che comunque che l'hip hop nasce nella strada, e quindi comunque adesso parliamo di rapper, quindi il cantastorie, la musica, praticamente narra quello che succede nel proprio quartiere. E poi naturalmente non sentirai mai nessuno che viene da una situazione povera e esaltare quella situazione lì, nel senso che l'hip hop ha rappresentato proprio questo. Adesso parlo anche soprattutto del sottoscritto, come dicevo poc'anzi, la via di fuga, nel senso non avendo potuto seguire un percorso di studi diciamo canonico, no? L'hip hop rappresenta l'università, ha rappresentato l'università per molti suoi e ha avuto molti suoi studenti anche eccellenti. Poi sai, come in una scuola ci sono quelli che vengono rimandati o vengono bocciati. Certo. Quindi c'è chi consegue il diploma. Beh, no, ok, non tutti, però c'è un certo scopiazzamento anche da parte di altri paesi e di altre realtà, fingersi un po' disagiati, un po' del ghetto, quando in realtà non lo si è, scopiazzando un pochino quello che invece è successo negli Stati Uniti, però con... nel senso, era la realtà il ghetto, vera. Il ghetto innanzitutto è uno stato mentale, penso io. Poi, cioè, dal mio punto di vista non c'è niente di bello nell'essere povero, capito? Non c'è niente di bello di vivere una vita disagiata, è inutile raccontarcela. Perché fa così appeal questo racconto sui ragazzi? Perché fa così appeal invece questo racconto sui ragazzi, secondo te? Perché i nuovi Ma solitamente, sai, il giardino del vicino ha sempre l'erba più verde, è sempre così, quindi sai, non è che... far vedere scusate che l'analogismo ce l'ho fatta. Con l'erba. Sì, no, lo stavo dicendo sì, ma io. No. Di solito dicono che l'erba del vicino è sempre più buona in quel caso, non più verde, infatti. Beh, qui adesso ci vorrebbe un bel pezzo degli articoli 31, allora, così almeno andiamo un po' a ridere. E forse poi ti accontentiamo. Dai. E no, come si dice, no, aspetta, ho perso il filo del discorso, nel senso che comunque, allora, l'hip hop è questo, rappresentava, ok, una via di fuga, ma è questo, prendere il più grande insegnamento che io ho ricevuto dalla cultura hip hop in generale è questo, che, cioè quando dico in generale nelle sue quattro forme, prendere, attingere da un'energia negativa e trasformarla in positivo, è questo che il b-boy fa, è questo che vuol dire fare hip hop, essere hip hop, ok, no? È questo, non è una roba di MTV, capisci? Non è una roba di... Quando io dico dollari. Di strada, io nella strada ci cammino, vivo, ci mangio, ma ci gioco anche. La strada non è solo una fucina di delinquenza, ma è anche una fucina di creatività, è una palestra di vita. Però questo non vuol dire che la strada è bella. La strada non è bella, assolutamente. La strada è brutta, è bruttissima, capito? Sì. Sono belli i suoi protagonisti che la fanno, che la elevano, ok? Questa è la cosa bella, per questo che l'hip hop è fondamentale e non a caso viene molto spesso utilizzato il termine universale.
universalmente riconosciuto. Non sì. a caso Bambata fondò la Universal sì. Zulu Nation. Sì. Sì. Ti faccio un esempio: Chiesa cattolica vuol dire Chiesa universale. Sì. Cioè, la parola universale non è messa a caso. A caso. È certo. questa cosa importante, è un codice universale che chiamava fuori, sé, che riuniva a sé tutte le persone. La, dimmi? La Zulu Nation, cosa mi hai tirato fuori? Wow, che ricordo. Ci sarebbe che ricordo. Da fare... la Zulu Nation. Vi fermo un attimo. La adesso. Zulu Nation era molto importante. No, ma infatti, poi ne parliamo se vuoi. Adesso però vi fermo, sì. vi fermo e andiamo con un po' di musica. Musica che però ti fa capire come, ad esempio, poi a un certo punto tutto questo è diventato anche business e show. Perché insomma, sì. tanti film hanno portato sullo schermo appunto il rap, l'hip hop, la periferia, le strade, quasi ad esaltarle nella loro essere così ghetto, ma quasi ad esaltarle, però insomma sono uscite anche delle grandi perle. Una di queste era Gangsta's Paradise di Coolio. Mahmood con Bario alle 8:33 minuti, Crystal Radio, ancora qui con Silvia Gatti e Buongiorno. Flycat in collegamento con noi. Silvia, insomma, stiamo parlando di tante cose, sì. Tanto che appunto l'arte del writing lo porterà il nostro sì. Flycat anche ad avere una mostra, giusto? Sì, Flycat, dici pure cosa succederà questo sabato 13 aprile a Bologna. No, sabato io sono partecipe, co-partecipante sì. di questa bellissima mostra che si intitola Frontiera 40, sì. curata da Fabio Lanardi presso il Museo di Arte Moderna al Mambo di Bologna. Sì. È praticamente una mostra celebrativa, commemorativa di Francesca Linovi, curatrice storica dell'arte che purtroppo venne assassinata poco prima di vedere la realizzazione del libro catalogo Arte di Frontiera, di cui poi seguì la mostra itinerante per l'Italia, dove che fu la prima a portare il fenomeno del writing, quindi dal South Bronx, dalla periferia di New York, nel mondo dell'arte contemporanea. Fu una delle prime, diciamo, menti, diciamo, illuminate, e non fu l'unica non fu a comprendere questo. Non fu Sgarbi, no, non era Sgarbi, come, Fabio, come molti fidati. Dicono. No, con tutto okay. rispetto, perché ho anche lavorato con Vittorio Sgarbi, la famosa mostra, però parliamo di altri anni, parliamo di altri di altre dimensioni, insomma. Ho letto di 181 autori di diverse generazioni, le cui opere verranno esposte in 11 teche mobili, wow. giusto? Sì, saranno tutti dei bozzetti, quindi praticamente sì. degli sketch, dei disegni su carta, che rappresentano, diciamo, il primo passo nell'evoluzione di un writer. Come i bambini a scuola, inizi a disegnare sui tuoi fogli Fabriano, capito, per poi arrivare, se vuoi, a dipingere più avanti su una tela nel corso dei tuoi anni, della tua evoluzione. Però è molto divertente. Io, per esempio, ho dato questo mio disegno del 1986, che per me posso solo definirlo carinissimo, proprio perché è disegnato coi pastelli ed è una sorta di autoritratto, io col cappellino da baseball e gli occhiali stile Grandmaster Flash, no? Quindi sì, è troppo divertente. Madonna. Quindi sai, è tutta un'evoluzione che parte appunto dagli anni Ottanta per arrivare alle ultimissime generazioni, proprio per celebrare questa grandissima persona che fu Francesca Linovi. Fantastico, ma cosa mi citi poi? No, prima mi citi l'Africa Bambata, mi citi la Zulu Nation, adesso mi citi Grandmaster Flash. Io ti ho portato, cioè, Flycat, uno preso fuori. Il mio pubblico questa mattina Tra l'altro, perdonami, Grandmaster Flash l'ho visto lo scorso anno, quando c'era ancora in corso il patatrack del Covid, al Conservatorio di Milano. Ecco, è venuto ed è stato una cosa pazzesca, veramente. Tra l'altro non ci si poteva, era vietato ballare. Tu immaginati, no, te, a un certo punto si sono alzati tutti e hanno cominciato a ballare sulle note di The Message, cioè, capito? Quindi cosa vuoi di più? È giusto così. Cioè, l'hip hop ha sconfitto il Covid anche, grandissimo, veramente. Al Conservatorio di Milano. No, è vabbè. Grandioso per me. Master Flash al Conservatorio di Milano, aiuto. Sì. Abbiamo parlato di quando eri bambino, ma tu ci lavori sì. con i bambini, con i ragazzini? Ma io probabilmente ero, ma lo sono ancora, sì. quindi questa è la cosa. Sembriamo tutti più sì, giovani, sì. Noi, ecco. Fai conto che dallo scorso anno ho iniziato questa sì. meravigliosa collaborazione con una scuola bilingue italiana, mm-hmm. cioè Milano, che si chiama BDC, sta per Be Do Create, sì. è una scuola internazionale, dove io lavoro esattamente con i bambini dalla scuola year two, quindi vuol dire dalla prima, seconda elementare, mm-hmm. per arrivare alla seconda media. Mm-hmm.
e ho portato questo nuovo programma, questa nuova visione di programma didattico, pedagogico, sì, dove vede protagonista la scrittura, il writing, però con un approccio naturalmente pittorico e anche nel contesto, nel concetto più ampio dell'urban art, come dicevo poc'anzi. E i bambini ce l'hanno nel loro DNA. Ecco. Io ti faccio voglio farti questo esempio, certo, perché è molto più semplice. Sì. Allora, io mi immaginavo, immaginati da piccolo io, negli anni 70, quando mi hanno dato in mano per la prima volta una matita, una penna, io sapevo comunque, era già dentro di me, che con questo aggeggio potevo esprimermi, scrivere, sapevo già come impugnarlo e tutto, ok, sarà perché magari vedevo i miei genitori che lo usavano, vedevo la televisione, ok, questi erano i miei input. Adesso, la prima volta che io avevo come strumento nella scuola delle bombolette spray, tra l'altro bellissime perché sono quelle piccolissime fatte apposta per i bambini, no? Mini proprio, no? Ah, dai, sì. E praticamente è all'acqua, naturalmente, perché devono essere diciamo meno tossiche possibili, non devono fare esatto, mettiamola così, sì. E praticamente ho dato la bomboletta spray a questa bambina che aveva 6 anni, che non aveva mai utilizzato la bomboletta spray, mai vista nella sua vita. Mm-hmm. Ti giuro, ha preso la bomboletta spray e è andata direttamente sul muro con il gesto per scrivere. E io ho avuto la conferma che l'hip hop e il writing sono il codice universale. Mm-hmm. È questo il codice che parlano le generazioni del XXI secolo. Questo è. Questa è materia, è diventata materia di studio, questa è il codice di comunicazione attraverso la musica, attraverso il ballo, attraverso la scrittura. È questo. E questo per dire che l'arte è il codice universale del mondo, cioè di tutti noi che ci uniamo tutti, capito? Sì. Sotto l'unico. Siamo tutti. Cioè siamo ognuno uno diverso dall'altro, però che cos'è che ci accomuna tutti? Lo l'arte. Stesso cielo. Sì, sì. No, lo stesso cielo sotto il quale ci si esprime con l'arte anche, fin da piccoli. Esatto. Allora l'uomo quindi è questo il processo che hai adottato poi per passare anche, diciamo, dall'altra parte del muro, non solo quindi a disegnare, ma quindi anche a cantare a un certo punto? Allora, io non mi sono mai definito rapper o MC, quindi Master of Ceremony, ma sono un writer, o preferisco definirmi scriba, colui che scrive, ok? Sì. Ok, e io che cosa faccio? Lavorando appunto sulle lettere, le posso dipingere, ok? Mm-hmm. Le posso costruire creando seguendo la loro architettura di forma. Mm-hmm. E come faccio questo? Gli dono anche il suono, le rivesto con il suono e quindi l'oralità, quindi dalla parte pittorica si va all'oralità e quindi al racconto, quindi la lettera serve strumento per narrare, ok? Quindi è quello che faccio, ok? E quindi è stato un passaggio naturale per me, a parte che appunto ti dicevo, la prima espressione dell'hip hop che mi ha colpito stranamente è stato la break dance, quindi io ballavo con questo mio carissimo amico che si chiama Nicola Scher, che purtroppo ce l'ha stato nel 97, lui aveva 2 anni più piccolo di me, e con lui avevamo formato questo nostro prima crew, che in realtà non era neanche una crew, l'avevamo appunto chiamata duo, che era The Fabulous Sprayers, quindi i favolosi sprayers, cioè spruzzatori se vogliamo tradurre, certo, però era per dire writers, no? Sì. Mm-hmm. Quindi un per dire, fa ridere dei ragazzini che che sanno poco più che disegnare, pasticciare appunto, favolosi. E si definiscono i favolosi. Questo è proprio emblematico per la cultura. Sai, fa pensare quando vedi le tag anche di neofiti che sono, tra virgolette, proprio ignoranti nello scrivere. Ecco. Devo dirlo, scusami, questo lo devo proprio dire. Giusto. Che utilizzano la corona. Però quello è bello comunque, capisci? È bello perché questo voler sfoggiare, questa voglia di dire io sono, comunque è da vedere anche in modo simpatico, ecco, perché rappresenta proprio lo spirito che si ha a quell'età, ed è giusto che, come si dice a Napoli, la sfaccimmano, capito? No? È questo, e va bene così. Con chi hai collaborato però, quindi a livello vocale? Hai fatto dei pezzi. Io ho fatto 3 album nella mia carriera e il più importante in assoluto nel 2006, mm-hmm, perché sono stato il primo, adesso qui utilizzo la definizione rapper, italiano a essere prodotto da una band statunitense importante che erano The Psycho Realm, o Six Symphonies, che sono
e per chi non lo sa, sono una costa dei Cypress Hill, okay? Wow. Ed erano formati da Big Duke, Sick Jacken, e quindi praticamente io ho prodotto un album con loro che si intitola Our Sign, il nostro segno, dove ci sono 13 tracce in italiano. Io recito, ok? Sì. In italiano, sempre, sì. Sono anche esibito sempre in italiano, e la produzione musicale, sì, e i featuring, diciamo, canori all'interno sono tutti in inglese, ecco, da loro. Quindi questa è una cosa molto importante per me nella mia carriera. E poi recentemente, anche se non proprio così recentemente, è uscito un singolo con due miei carissimi amici, sì, che sono Esa, che penso che sia il rapper più bravo d'Italia, assolutamente, sì, Esa The Prez, e DJ Jed, Articolo 31, grandissimo. Okay. E abbiamo fatto questo pezzo che è intitolato Lui e il Gatto, che e la grafica, la grafica curata, sì, da K1, che è un grandissimo, ecco, writer, mio amico, che saluto. Che bello. Allora ce lo sentiamo. Sì, andiamo, allora, ad ascoltarcelo. No? Andiamo ad ascoltarci Flycat con Lui e il Gatto. Lui è il Gatto ed è al telefono con noi perché è Flycat. Rieccoci. Eccoci. Volevamo parlare di un evento importante. Abbiamo detto che tu sei professore in una scuola di Milano, una scuola bilingue, che è la BDC, sì, School, con tre sedi, se non sbaglio, giusto? Ben tre sedi. Sì. E in quella, in zona Magazzini Generali, in via Pietrasanta, via, esatto, Pietrasanta. A Milano. Poi si possono trovare comunque tutte le coordinate, se curiosate un pochino, sì, anche, sì, sì, sulla, guarda, pagina Instagram sia della scuola che di Flycat, sì, sì. Farete una mostra. Spiegaci un po' che, sì, cosa succederà. Praticamente facciamo un po' una mostra in occasione della settimana del design qua di Milano, il Salone, sì, del Mobile. Il 18 faremo la presentazione, ci sarà la presentazione di tutti i lavori artistici dei bambini e degli studenti delle varie sezioni, delle varie classi, perché non sono l'unico, io mi occupo di urban, certo, art, okay, naturalmente, sì, poi ci sono degli altri, dei veri professori, ok? E praticamente presenteremo il lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo anno insieme. Uh-huh. Ci saranno delle sculture bellissime create con i giocattoli recuperati di riciclo attraverso un progetto che io ho chiamato Toys Bank, dove invitavo i genitori, i bambini, a prendere, invece di buttare via i vecchi giocattoli, anche, soprattutto quelli, wow, rotti, di, bello, portarli, sì, e così poter riutilizzare e ricreare noi, dargli nuova vita. Sempre, sì, per il discorso di prendere da un'energia e ritrasformarla, capito? Rigenerarla. Soprattutto adesso, sai che si parla tanto di green, di rigenerazione. Questo, sì, c'è sempre stato. Quando torniamo al discorso della strada, la strada è anche questo, riuscire a creare quel poco che si ha, ma, sì, quel poco che si ha è tanto, è tanto. Banalmente, anche, scusami se mi ricollego un po' al rap, sì, perché ci si vestiva baggy style, cioè con pantaloni, camicione, t-shirt grandi? Io le mettevo. Anche io. Sì, sì. Io ho letto, correggimi se sbaglio, che si trattava del riciclo di vestiti magari che poi restavano un po' grandi perché non erano i tuoi, non te li eri comprati. Non è così? Non è e perché si vestiva? Allora, come diceva mio papà... Questa qualcuno in TV, di allora, la verità. Come diceva mio papà, sì, mio papà mi diceva che avevo i pantaloni, scusatemi il termine, ciapa merda, cioè, mi chiamavano. Ecco, l'abbiamo bippato. Quindi, ritornando al riciclo... No, figurati, come diciamo prima, abbiamo citato Grandmaster Flash, The Message. Ecco, se tu guardi The Message, sì, sono super aderenti che fanno invidia ai Village People, ecco, hai capito? Quindi non è che... Ce l'ha con MTV, modello, Flycat. No, è solo perché è, sì, un, scherzo, periodo storico molto importante, capito? Figurati, c'ha anche collaborato, nel senso... E per identificare un periodo, capisci, sì, storico, proprio importante, una transizione, ok? Come adesso ce n'è un'altra, no? È uguale, ma è ciclico, è come ciclico, ti dicevo prima, sì, fuori onda, è ciclico. Hip hop, perché deriva anche dal, è molto importante il soul, l'anima, è, sì, questo. Hip hop rimane chi ha anima, l'anima rimane, quello rimane, il corpo, sì, è un involucro. Mm-hmm. L'hip hop come viene presentato adesso, tutto scorporato, ok? Quindi metti rap, graffiti, DJ, tutto staccato. Sì. Questo non è la cultura hip hop, sono semplicemente dei mezzi di espressione. Se tu togli il rap dall'hip hop, non è niente, okay, non è niente, certo, assolutamente niente. Se tu prendi uno che dipinge con la bomboletta spray e lo togli dal discorso più ampio culturale, che è la cultura aerosol, che è la cultura del writing, che è la cultura dell'hip hop, non è niente, non è semplicemente niente. Mm-hmm.
qualcuno che utilizza un mezzo, ok? Prima nato come bricolage, poi diventato strumento di fine art, e ci fa qualcosa, ma non è niente, non è assolutamente niente. Non è perché tu prendi in mano un pennello che diventi un rappresentante del nuovo Rinascimento. No, certo. No, no. Non è lo strumento. Chiarissimo, chiarissimo. E quindi questo è Fly Cat, è quello che sa fare, l'abbiamo anche ascoltato nei suoi brani, lo possiamo anche vedere appunto nella mostra poi che ci sarà a Bologna dal 13 aprile e anche appunto questa nuova che sarà fatta il 18 invece dicevamo giusto per... Il 18 in via Pietrasanta, la sede della BDC, dalle ore 18, io vi ci aspettiamo. Vado, io ci ecco, vado. Ecco, Silvia, viene sicuro, allora sì, ci vediamo tutti alla mostra lì il 18. Durante e ti appunto, chiudo con una week. Cosa, sì. da professore sono diventato alunno dei miei studenti, però sicuro. Ecco, come diceva qualcuno, non si smette mai di imparare. Giustamente, effettivamente è così. Ma hanno tanto da insegnarci queste nuove generazioni, devono solo stare ad ascoltarle, effettivamente. Perfetto, Fly Cat, grazie mille davvero. Grazie Fly Cat, davvero. Grazie a voi, è stato interessantissimo. Seguiamolo sui social, immagino, su tutte le varie coordinate, poi troveremo anche, ve li mettiamo anche sul nostro sito, sul nostro podcast, quindi insomma lo taggeremo nelle storie, quindi insomma seguite Fly Cat e studiate cos'è la cultura hip hop, studiate sempre. Rock on to the break it down, adoro, vai. Grazie Fly Cat, ciao. Silvia, siamo quasi in chiusura, sì, ma non prima, l'abbiamo citato grazie a Fly Cat più di una volta, a questo punto ce l'ascoltiamo, Grandmaster Flash e The Furious Five con The Message qui in diretta su Good Morning Milano. Io. Crystal Radio, 8:51 minuto, venerdì 12 aprile. The Message, Grandmaster Flash, a the hip hop to the beat to the bubble.